Bilancio che ripeto è articolato e
leggendo la relazione previsionale che esiste, si ripropongono sempre gli stessi metodi, nulla di nuovo rispetto a quello consumato nella crescita. Quindi, dicevo, questa è stata la premessa, poi nel corso della discussione che c'è con i medici, delle questioni che hanno creato, del personale, consulente, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la TIMUS, che rappresenta poi il nocciolo del bilancio, perché nel previsionale è prevista appunto un'entrata di 9 milioni e 5 di partite tra IMU, l'abitazione principale, e IMU di altri immobili, che rappresentano appunto il nocciolo dell'entrata dell'ente, su cui poi vengono ripartiti i criteri dei cittadini. Sull'IMU il Partito Democratico si è fatto carico della commissione di presentare una proposta, una delibera,